Buonasera, buonasera, buonasera. Chi c'è? Sì, è tornato il Bob. È tornato perché... No, perché alla fine il bug che era appartenente a sta cosa non era del Tickbot. Quindi ciao Ele, chiaramente benvenuto. E niente, ora giocheremo un pochino e via, dai. Andiamo un po' avanti. Non so che missione devo fare, è un po' che non ci gioco. Oggi abbiamo Skyrim, domani abbiamo Naruto. Se tutto va bene, abbiamo Naruto. E poi abbiamo giovedì Mafia, cerchiamo di finirlo. Poi boh, in realtà non abbiamo altro. Ok, andiamo, stiamo avanti. Ecco, aspettate. Vedo che non va bene. Ok, va bene, è lo stesso, come sarà, sarà. Allora, mettiamoci a giocare, poi chi c'è, chi passerà dopo, vediamo adesso. Allora, ieri abbiamo fatto un sacco di visual con Call of Duty, e quindi abbiamo giocato molto bene, siamo arrivati alla quota del 7, quindi. Non sono sovraccarico, ma io non sono sovraccarico. Ok, andiamo avanti. No, non mi conosce. Dai, amico, ma cos'è sta roba? Aspettate di nuovo, perché devo fare allora. Tanto non c'è ancora nessuno, quindi allora è veramente. Non passi qualcuno perché sennò mi butta giù tutto il buono che abbiamo fatto ieri. Allora, e sono ancora pesante. Perché? Perché in realtà, ma non posso essere pesante, infatti non sono pesante. Salute. Ok, ora andiamo a preparare la trappola, questo qua. Vai, trappola, vado a mangiare, va bene, tanto sono da solo, quindi non è che, vai tranquilla. Allora, vediamo un po'. Andiamo da questo qui. Dai, però. Allora? Strano, però, perché non mi dà. Prepara una trappola. L'ho fatto. Santuario, andiamo lì allora. Santuario della cosa oscura.
Santuario della Confraternita di Toscuro, ok. Andiamo a vedere sta cosa. Devo consegnare qualcosa, mi sa di sì. Andiamo. Sei qui. Ok. Stai scherzando. La moneta della lettera signora di Astrid. Persitis, non stai scherzando. Eh no, direi di no. Uccidere l'imperatore di Tamriel. La confraternita oscura non osava tanto dell'assassino di Penelope. Ok, quindi sono dovuto andare da questo. Di fatto nessuno ha osato assassinare un imperatore di Tamriel dall'omicidio di Uriel Septim. Ed è stato 2 secoli fa. No, andiamo un po'. Non lo farebbe di certo. E per qualche motivo ha scelto di riferire a te le informazioni di Motier. Non so esattamente cosa stia succedendo. Se sei l'editore, o se è un colpo di fortuna, o chissà cos'altro. Ma ciò che ora abbiamo di fronte... Ok. Puoi dirlo forte. Se avremo successo... La confraternita oscura godrà di un rispetto e di una considerazione che non gode da sé. Pensi che rinuncerei alla possibilità di portare gloria alla mia famiglia? È un impegno gravoso. Mi serve tempo per leggere la lettera e capire come dobbiamo muoverci. E questo amuleto... Pensando che dobbiamo far esaminare quell'amuleto. Ok, quindi dobbiamo far esaminare sta roba? È un uomo che fa il caso nostro. Dammi la lettera. Porta l'amuleto a... Delvin Mallory e la confraternita oscura hanno dei trascorsi. Possiamo fidarci. Sei qui? Bene. Tutto a posto allora. Sì, però lasciami uscire, no? Ok, andiamo avanti. Cercando di raggiungere sto posto, dov'è che devo andare? A Riften. Gilda, no. Gilda dei ladri? Andiamo alla Gilda dei ladri. Serano, ok, dobbiamo andare di qua allora. Fa piacere vederti. Ok, andiamo da questo qui però. Ok, alla caraffa. A caraffa logora. Ok, ma devo andare da questi qua. Serve qualcosa? Sono a disposizione. Sì, tieni. Capisco. Stai facendo un sacco di amici. Un sacco di amici. Come stai? Vediamo. E questo dove l'hai preso? Questo è un amuleto del consiglio degli anziani dell'imperatore. Vale una buona fortuna. Non è qualcosa di cui puoi liberarti. Ascolta, non sono certo io a dire alla confraternita oscura come si deve comportare. Puoi guidarci. Che senso? Consiglio degli anziani, puoi giurarci che acquistarlo. Questo solo. Ecco, è una lettera di credito, utilizzabile solo da Astrid per qualunque oggetto abbia a disposizione. Io abbia a disposizione. Riportala alla tua adorabile signora. Con i miei saluti. Serve lavoro? Se ti no. Come te c'è sempre lavoro. No, direi di no, grazie. Lavoro vostro, però non mi interessa. Dunque sei il nuovo pupillo di Brignole.
No, neanche a me. Cisterna. No, è vero, adesso come faccio a uscire? Porca miseria, adesso mi ricordo più come si esce. Conto è avere le capacità necessarie per essere E adesso? l'altro Cacchio. Ok, mi ricordo più. No, aspetta, forse. Forse di qua? Forse di qua. C'era il modo per uscire, non me lo ricordo più il suo modo per uscire. No, quello no. Questo no. Quello È passato molto tempo dall'ultima volta che qualcuno si è unito a noi. Sembra che abbiano tutti voglia di andarsene. Parla in fretta. Ok. Ratue, ma no, ma è impossibile, deve essere di qua l'uscita. È un labirinto questo. Vabbè, passiamo di qua, vediamo cosa dice di qua. Ah, ok, si esce di qua, vabbè, allora ok, va bene. Ok, si esce di qui. Hai bisogno di No, qualcosa? saranno, scusami, tira la catena. Ok, adesso possiamo andare. Fai rapporto a Astrid. Mi sta venendo un dubbio, ma... Aspetta un attimo, mi sta un attimo venendo un piccolo dubbio. Vabbè ragazzi, io poi se devo staccare perché c'è nessuno, quindi conseguenza a me. Bene, sei qui. Allora, il consiglio. Questo spiega molte cose. Mautier, Mallory voleva comprare l'amuleto. Magnifico. Tu Allora si sono puoi qui. iniziare. Bene, spero tu abbia qualcosa di. Beh, più esattamente il ricevimento pubblico. Ah, sì. Ucciderai la sposa al suo Ci matrimonio. E sta. poi dicono che il Beh, ci romanticismo è può morto. stare. Il suo nome è Vittoria Vici.
Dici. Il suo matrimonio si terrà in quella città. Come da tradizione. Ora va. E porta i miei saluti alla sposa. Va bene. Si tratta di un... Vista la... In ogni caso, con la morte di Vici, si scatenerà un pandemonio. Sarà meglio che pianifichi in anticipo la tua vita. Figurati, non ce n'ho bisogno. Non ho bisogno, guarda. Facciamo questa, dai, facciamo questa e poi basta. Uccidi, Vittoria vince, ok. Ok, dove sarà sta tizia? I viaggiatori come te devono avere un gran numero di storie da raccontare. Ok, dov'è sta tizia? Ok. Ok, allora sarà di qua? No. Ok. Qui solo per proteggere il cugino di sua ragazza. So abbastanza. È stata proprio una splendida giornata. Spero che ti stia godendo i festeggiamenti. Io sono veramente spaventata. Sì, ma perché nessuno ti considera? Per me. Vada ai tuoi amici, manto della tempesta. E ricambia i saluti. Non era tradimento quello? Contro il legione, manto della tempesta. Lungi dall'essere la stessa cosa. Dominio era l'invasore, i conquistatori. Magia, vediamo un po' di fare gli urli. Soffio di fuoco. Ok, l'ho uccisa la sposa. Oddio. Devo chiederti di smetterla. Beh, sono contento che la faccenda si sia risolta. Ok, fatto. Possiamo tornare indietro. Possiamo tornare indietro. Ma sai che pensavo di essere, stavo venendo il dubbio di essere in Shadowban, perché non sei il primo che passa a partire poco fa, quindi ho detto boh, sarò stato messo da pazzi su Facebook, vabbè, quello ormai, pensavo di essere stato in Shadowban, perché cioè stranamente non passa nessuno, non so che cosa, infatti sto cominciando abbastanza a seccarmi. Sì, no, ma vabbè, no, ma tralasciando te, cioè proprio in generale, ho avuto paura, ho detto, boh, non sarà per quello che è stato detto ieri, tipo sul Vaticano, che... La notizia è sulla bocca di... Fa una bella vacanza, sì, ma ti conviene. Ma già stamattina sei io che babbi. Sì, oddio, avevo paura, dice, boh, perché sai, si parla sempre del Vaticano, sempre paura che... Parla di ste robe, io non ne devo parlare su Twitch, proprio appena uno inizia, infatti io dico, poi anda, appena lo sento. Di qua non parliamo più di niente, perché ho paura veramente che... il ban è subito, la segnalazione è dietro là.
parlare con Gabriella. Mi sta aiutando. Infatti, speriamo. Che già dire no, lui l'ha detto sul Vaticano. Quindi, cioè, di sta roba pesante. Troppo strana sta cosa. Fare una sicurezza. Che succede? No, niente. Mi era venuto il dubbio che ero stato messo in Shadow Ban, visto che ieri abbiamo un po' discusso sul Vaticano. Qualcuno ha detto opinioni un po' troppo aperte, diciamo. Avevo paura di essere messo in ban. Però no, niente. Ho visto che comunque se vi è arrivata la notifica, vuol dire che non lo sono stato messo. Mi è venuto un po' il dubbio, tutto lì. Erano solo un posto di utente. Sai, qua. Ormai si parla di tutto, ma non si può parlare di niente in questo posto. Comunque, angolo fatto acquisti, tipo? Ah, ok, no, è importante che sono tranquillo, non è successo niente, perché... Ah, ma se vai su Instant Gaming puoi comprare col mio link, così ci guadagni anche io qualcosina. Se devi comprare della roba da PC, ormai ve la butto lì a mo' di coso. Quindi ho avuto un po' sta paura, ho detto, ma sta a vedere che mi hanno fregato, invece, per fortuna, no, per fortuna, mi era venuto sto dubbio. A me vengono sempre i dubbi così, comunque vabbè, dai, pazienza. Che acquisti hai fatto? Io in realtà l'unico che ho rinnovato il Plus, quindi fino all'anno prossimo ce l'abbiamo. Doom Eternal, non so come sia, Yakuza, boh, oddio, non sono fan di Metal Gear Rising, ok, Red Faction, guerriglia, si so cos'è, Red Faction Armageddon, ok, Dungeon Dragon, ok, hai fatto un po' di acquisti. Comunque vi ricordo, su Instant Gaming c'è il mio link, potete comprare con quello, così almeno... Con Gabriella. Ah, Gabriella il vampiro, piccolino. Ah, prepagata. Ah, ok, l'hai comprati così, vabbè. Cos'è? Oddio, una parola. Il buono Steam. Ah, ok, no, vabbè, io non compro mai perché tanto dal mio PC è inutile anche comprare, ecco. Perché non posso portare niente. Quando avrò il PC da gaming, ragazzi, poi sarà tutta un'altra storia. In realtà, quando avrò il PC da gaming, sarà tutta un'altra veramente storia. Ah, è sto qua, Gabriella. Caro confratello. Oh, Babi, come va? Salve, come stai? Come sicuramente ti ha già detto Astrid. I dettagli di che? Gabriella di chi? Come stai? Io non compro mai da... Cioè... È inutile che compro, tanto non li posso portare. Che li compro a fare? Domanda. Cavolo, finirà sta situazione prima o poi. Io devo ancora andare da quello dei PC, perché dico sempre domani ci vado, poi non ci vado mai. Sì? Come non devo ucciderlo? Ok. Un premio unico di un pegno speciale al Olava la debole. Sì. Ah beh, sti cavoli, dai, cerchiamo di uccidere la gente. Chiaramente nel gioco, Sì. Ruba il programma di viaggio di Gai Sumaro. Gabriella. Pensavo era una bambina, invece non è una bambina. Ok. Sì, vabbè, ci penso io, dai, ho capito, come al solito. Sì, non ti preoccupare. Ci penso io. Ma sì, dai, lo stesso. Tanto a me basta che sfascio qualcosa. Comunque oggi ho messo in raccolta i giochi del Plus, così ce l'ho, tranne Erika perché ce l'avevo già, e NBA perché me l'avevano passato, e quindi è mio. Porterò appena possibile Tomb Raider. E ho montato Cat Quest 2. Quindi avremo ancora Cat Quest. Per chi mi segue da tanto sa bene che l'ho portato il primo. Quindi mi sono innamorato di Cat Quest. Quindi perché è troppo carino. Ok, quindi cosa devo fare qua? Ruba il programma di viaggio di Gaius Maro. Gaius Maro. Guarda quanta gente c'è. Mia moglie. Ercane, Magalli e Serana, che è la mia amante. Quindi abbiamo amante, moglie e cane. Ce l'abbiamo tutte poi. Poi vediamo un po'. Di qua forse devo andare. No. No, dritto.
Vabbè, ma è lo stesso. Uccidi Gaius Maro. Perfetto. Ah no, è qua allora. Uccidi Ponte del Drago. Ok, andiamo al Ponte del Drago. Usa di armi e armature pesanti rallenta. Ma va, meno male che me l'ha detto il gioco, perché sennò non lo sapevo che le cose pesanti mi rallentano. Ma va, sembra Achille sto qua. Sembra Achille. Potevo chiamare Achille il mio personaggio, cavolo. Però io non ho l'armatura così, quindi potevo fare un'armatura nanica col tipo così e dire che ero Achille, però vabbè, è una cazzata, lo so benissimo. Allora, chi è sta gente? Come sto indietro? Ho delle questioni importanti, va bene. Io? Ma che ho fatto? Ehi! Adesso basta! Forse non dovevo far così, forse. Forse dovevo fare un'altra cosa, boh. Collega la lettera incriminante sul corpo di Gaius Maro. Lettera del padre. Ok, quindi? Che è successo? Boh, basta? L'ho fatto? Lettera del padre, vediamo cosa c'è. Lettera dal padre. Affinché possa proteggere il nostro amico imperatore, no? Questa la sua vita scarica. Dobbiamo verificare la sicurezza di ogni città. Diamo il rappresentante personale che assegna tutti i diritti concessi a un ufficiale comandante Penitus. Ah, avevo letto Penitis, ma non poteva essere Penitis, era un'altra cosa. Penitis è un'altra cosa, al massimo un'altra cosa. Ok, quindi di qua devo andare. Ma scusate, cos'è che devo fare ancora? Cerca Gaius. Ok, corazza, elfo, bracciali, spada. Gilda degli assassini oggi? Gilda degli assassini, sì. L'ho fatta questa, però non so cosa devo fare adesso. Corazza di Penitus. Ah, non è. Sì, Penitus. Penitis. Ok, spada di Penitis, però. Ci devo dare la lettera dal padre. Lascia. Collega la lettera incriminante. Ah, forse devo andare qui prima. La posizione attuale. Il Penitus è il corpo della guardia. Ah, sta corazza è rara, tienila. Ah, devo prendere la corazza di questo qua? Ok, allora. Lettera, corazza, elmo. Anche i bracciali. Va bene, teniamoci tutto. È rara, la butterò in qualche mia casa, che non so neanche dove sono, però va bene. Attenzione. Ah, ma devo andare. Ma dai, ma cos'è sta roba? Non avevo mica calcolato che dovevo andare lì. Sottocire la Blade da dopo la grande guerra contro gli altri. Ah, va bene. Boh, mi fido. Nel senso, non so cos'era, però. Programma di Gaius. Devi seguire questo programma. Mortas. Solitudine della terra dell'imperatore. Solitudine del castel d'oro. Vita alloggio. Tirdas. Quella roba lì, palazzo di re. Vedi caserme. Sono nerd di scari, sì, no, ma io dico va bene, ok, perché non so, io a me basta che spacco qualcosa, a me basta che sfaccio qualcosa, non c'è nessun problema. Infatti io lo continuo a chiedere Penitis, però non penso che sia Penitis, quindi un uomo nudo, ovviamente. Ah, aspettate, devo dare la lettera adesso? Moda stile sono i nomi dei giorni, e Penitus era 100 i. Penitus, allora, Penitus, giusto? Penitus, anche se oddio, detta così è veramente, sembra una cosa brutta, però. Sì, ah, ok, Penitus, sì, Penitis, vabbè, amen, dai, com'è? E quindi? Ruba. Ma scusate, allora come si fa? Prendi tutto. Io non devo pigliare niente. Devo dare solo a questo qui la lettera. Lettera al padre, no, programma. Chi è?
pagherò la mia taglia di 1. Sì, sì. Bravo, ho pagato la taglia di un pezzo d'oro. Sì, sì, allora siamo messi proprio bene, guarda. Io lo continuerò a chiamare Penitis, non so perché, vabbè. O Penitis, o Penitis, tanto lo stesso. Tanto lo stesso per me. Lo so, ma mi viene... che cosa vuoi? Oh, ragazzi, chissà chi l'ha ucciso. Ok, Ponte del Drago. Adesso devo fare sta cosa, no? Ma questo qua è Braveheart, no? Ha una resistenza al 50%. Ah, ma è Braveheart sto qua. È Braveheart veramente, oh. Si rigenera quando vengono feriti, ma sono vulnerabili al fuoco. Vabbè, andiamo di qua allora. È uscito il Nightbot con le cose solite. Ma no, è morto il ca... Ma no! È morto questo qua! Ma come ha fatto a morire? Io gli vorrei dare la lettera, ma se non c'ho la lettera... Quello che ha la lettera incriminante... Qual è la lettera incriminante? Ma io ce l'ho messa. Ce l'ho messa io la cosa incriminante. Se era lì... No, ma non può essere. La lettera del padre... Mettiamo quella. Lettera al padre, lascia. Lettera incriminante, ti è. Oh, perfetto. Fai rapporto a Gabriella. Facciamo rapporto a sta qua, dai. Ah, ma è bello che io ce l'avevo sta lettera incriminante, ma mi ero perso che ce l'avevo. Bellissima sta cosa. Andiamo da questi qua, dai. I mortali rappresentano Sitis, sotto forma di essere scheletrico, per sottolineare il suo legame con la morte. In verità il Signore delle Tenebre è primo di forma. Va bene, boh, mi fido, va benissimo. Tanto a me, per quello che importa a me, io vado, sfascio, tanto. Io vado e rompo, un po' come Hulk, io spacco, basta, e spacco. Ok, vediamo un po' qua. Allora... Ok, benissimo. Buonasera. Finalmente. Aspettavo con ansia il tuo ritorno. Ah, addirittura. Sì, lo so. Ti meriti la ricompensa. La tua ricompensa, ma non il tuo. Come sono certa ti rendi ben conto. Dovresti sapere che abbiamo una questione più urgente di cui... Come? Si tratta di Cicero. Ma me ne frega un tubo a me di questo qui. Raggiungi subito il santuario. Ma chi se ne frega? Ma non mi interessa, mi parla sta gente. Voglio la mia ricompensa. Dov'è? Dov'è la mia ricompensa? Voglio i miei soldi. Dove sono i miei soldi? No, non mi interessa proprio. Vai. Sei qui. C'è. Questo ti interesserà. Grazie tesoro. Sei molto gentile. Bene. Ora Ciccio, puoi decidere se uccidere o risparmiarlo. Ma dipende. Dipende. Lo sapevamo e abbiamo comunque abbassato la guardia. Ma dov'è il mio premio? Perfino io faccio fatica. Ma io voglio i miei soldi. Dove sono i miei soldi? Se lo risparmio avrei un seguito. Ok, allora lo risparmieremo. Io voglio i miei soldi. Quel pazzo è uscito totalmente. Ma dove sono i miei soldi? Il premio per quello che ho fatto prima. E poi è fuggito. Sapevo che non ci si poteva fidare di quel disgraziato. Vabbè. Ma io voglio i miei soldi. Dove sono? Stato divertente se non avesse cercato di ucciderci tutti. Vabbè, ma non l'ha fatta apposta. Da. Come fosse la vera guida della sì, va bene. E Astrid è solo un impostore. Credevo in Cicero, ma ci ha tradito. Cicero ha perso. Ok, cos'è che vendi? Cianfrusaglie, cose di questo tipo. Ti posso vendere qualcosa, cialtrona, che non sei. Carne cucinata, vai, gli vendiamo questa. Non gli posso vendere una mazza, no, questi no. Va, ascolta. Dai! Dobbiamo affrontare questa situazione. Tu devi affrontare. Io! Ascolta, oh, Alex! Va, ragazzi, qua siamo un po' di team, forza Napoli. Perché così accado? Cosa vuoi che faccia? Trovi quel miserabile mezzo matto e poni fine alla sua vita. Ma io voglio i miei soldi! Dove sono gli ori, il premio di prima? Uffa, ha detto ti diamo un premio. Io ho fatto la missione e volevo un premio. Sai che la bimba
Sì, lo so, me l'ha detto che è una vampira, sì, sì. È una vampira millenaria. Sì, l'ha detto, ci avevo parlato. Ma io voglio il mio premio. No, no. Beh, obbedì. Cicero potrebbe avermi sentita parlare. Ma no, voglio i miei soldi. È una citazione a Anne Rice. Ah, sì? Ah, non sapevo sta cosa. Ma quale vita? Lupi Mannari. Ah. Di Cicero non è riuscito ad accettarlo. Ma no. Ma quale prezzo? Ma per cortesia, voglio i miei soldi. I miei ori. Il premio. Dov'è il premio? Io ho fatto la missione di prima che era pericolosissima e non mi ha dato niente. Cioè, boh. Proprio una vergogna, bro. Nelle sue opere c'è una vampira di nome Claudia. Ah. Non sapevo sta cosa. Mi piace sta cosa. Dai. Diario di Cicero. Vai, vediamo. Luce crespolare 200. Ho scritto le lettere così educate, così formali. Vabbè, sti cazzi, dai, prendiamo questo diario. Esplora la stanza. Esplora. Una massa di ferro. Diario di Cicero. Diario di Cicero. Quanti diari aveva su qua? Oh. Poi. Vediamo un po' cosa c'è di qua, di interessante. Oh, ma questo non c'aveva neanche delle monete, no, dei soldi, niente. È proprio poraccio, proprio. Non c'aveva niente, delle monete d'oro, un rubino, niente, c'aveva un tubo, vabbè. Dai, andiamo a parlare con sta rimbambita, ma. Hai scoperto qualcosa? Esatto. Bene, bene. Dov'è diretto? Dove è diretto? Il santuario. Non preoccuparti, non fa niente. Ogni istante è sì. Prezioso, quindi voglio che tu prenda il mio cavallo. Si chiama Shadowmerd. Vicino al laghetto. Ok. Diciamo che come Shadowmerd? Ma no, non è merda. Shadowman forse. Vabbè, lo stesso, tanto Shadowmerd è lo stesso. È più bello. Possibilmente a pezzettini. Ok. Oh, è antico. Probabilmente uno dei principali. Portego l'altro gioco nuovo, ma oggi? Generale, è appena finito Mafia e Naruto, c'è Monster Hunter e Uncharted. Poi c'è Days Gone, Tomb Raider, avremo Cat Quest. Shadowmerd è il cavallo più raro di Skyrim. Ah, ok, buon per lui. Spero di non ucciderlo. Spero che mi duri almeno quei 10 minuti, dai. Io non so perché lo chiamo. Come giochi sono quelli là, i più palpabili. Cioè, nel senso, dopo due Monster Hunter, Uncharted e DLC, poi ci sarà Cat Quest e coso. Cos'è? Insomma, un po' di. Cos'è sta roba? Ma questo è il cavaliere. Cos'è? Il cavallo nero, che è? Il cavaliere. Wow. Ma è uscito dall'acqua. Rintraccia. Santuario. Ok, allora andiamo a cavallo? Nessuno di questi mi interessa, solo disco. Vabbè, ho capito Alex, ma come ti dico sempre, uno deve venire per lo stream, non per i giochi. Anche se io portassi la dama, insomma. I giochi fanno solo parte, è un po' come una casa, no? La casa c'è l'arredamento, ma vieni per la casa, poi l'arredamento è dopo. Ma va lento questo cavallo, è lento! Mamma mia, va a due all'ora! Muoviti! Corri! Ah, non si muove! Vabbè, poi ci sono i soli, c'è Call of Duty, c'è questo. Vengo per l'arredamento, malissimo. Giudicare una casa dall'arredamento o giudicare un canale dei giochi è un po' cosa brutta, Ma togli pezzi. Ma pensi gioco col buon Jack? Perché No, scusate, Ci gioco col buon. Tanto sempre quelli sui giochi, non è che. Quei 4-5. Ci vuole pezzi, vedi, te lo dice anche buon Jack. Tanto è andato, ma no, sarà andato verso agosto quando esce il nuovo. Quando esce il nuovo anch'io lo tolgo, non, cioè, boh, non ha molto senso. Cioè, secondo me. Ma per ora
finché c'è. Oh, è un baggone. No, cosa sta facendo? Sta affogando il cavallo. Ma pazzesco. Allora, no, oh, potresti portare l'area del weekend. No, adesso non ha senso portare il weekend, non c'è nessuno. Ogni tanto capiteranno quelle di 20 minuti sui monti, ma fissa adesso no. D'inverno andranno anche quelle, ritorneremo dalle 7 alle 9. Però adesso d'estate la gente va al mare, non c'è nessuno, fidati. D'estate sono un po' tempi morti, eh. Profondità di Itilana. Poi anch'io me ne esco durante il weekend, quindi... Cioè, tornare a casa apposta il sabato e la domenica perché c'ho una live, mi urterebbe adesso. Personalmente, La farò probabilmente sabato, se vado su qualche bella montagnetta, faccio una live di una mezz'oretta, 20 minuti, così circa. Se no mi mangio tutti giga. Oh, ma sto cavallo? Ma non sta in piedi questo cavallo. Urterebbe. Sì, mi urterebbe parecchio arrivare a casa prima, perché devo fare una live. Siccome non è un lavoro, non è che c'è un contratto, almeno nel weekend e d'estate che posso stare di più col sole, tutto il caldo, e sto fuori. Poi d'inverno sì, perché tanto sarà brutto, pioverà, eccetera, eccetera, quindi... Ha più senso, ecco, secondo me. Ne è 500 euro? Sembra so poco, guarda che so poche, dove pensare so tanti. Tanti è un'altra, su altre cifre. Tanti sono altri. È un bel risultato, però per me sono pochi. Ancora, sono un po' pochi. Oh, vattene! Madonna, ma cosa sta facendo sto cavallo? No? Ai 500 sta tutto il tempo in casa a far live. Può darsi, non lo so. Ma è perché io sono fatto da non stare. Non sono uno da stare a casa. Scusami, show merda. Abbi pazienza. Ho ucciso. No, no, non credo. Ma anche perché, sai, ognuno c'ha. Se diventa un lavoro è un altro discorso. C'è gente che, siccome è un lavoro, sta 6-7 ore. Ma è normale. È come andare in ufficio, eh. Per ora weekend no, non ha molto senso. Farò giusto quelle 20 minuti al sabato. Ma poi. Ma questo cavallo è veramente lento, eh? Corri. Ma cos'è? Furia cavallo del West, oh. Qual è il tuo lavoro? Giocare a. Guarda, se mi pagassero per giocare, oh. Che ci posso fare se la gente mi segue? Ah, ridaglie! Scusate! Oh! Fammi scendere, no? Oh, ora li accoppo perché una volta per tutte. Dai, avanti! Fatevi sotto, dai, su! Senti questi cavalli! Attenzione, Shadow Coso ci va addosso! Vai! Ti è? Questo è power. Hard Italia. Ma che è? Ma perché non cambia lunedì nelle info? Se, non lo cambia, non so. Devi chiedere a lui, mica a me. Orchesche no. Vabbè, prendiamo anche oro. Ah, che bello. Quando c'è l'oro è sempre una buona cosa. Dov'è l'altro? Ne avevo occupato un altro, erano due i banditi. Così mi pigli. Ah, eccolo qua. No, Baldeus, un cuore di diadra, una forchetta di Baldus. Wow. Ancora peso. Un grasso di troll, se lo tieni questo, va bene. Sapori rari, se lo tieni. Uova di ragno, te lo tieni. Mamma mia, proprio inutile. Pensavo che ci fosse un po' d'oro, niente. Vai. Ma questo c'ha. Boh, pensavo di avere due banditi, invece niente, vabbè, lo stesso. Allora,
Sono andato a cavallo, potevo andare senza il cavallo, però volevo godermelo sto cavallo. Poi dopo vado a ritorno, vado con la mappa, perché sennò veramente non arrivo più a ritorno. Scusa, Shadow Merd. Abbi pazienza. Sai che la Ubisoft fece il videogioco di Winnie the Pooh? Oddio, ma davvero, esiste un gioco di Winnie the Pooh? Madonna, lo devo portare in live allora, così, tipo giochi brutti. Giochi brutti, portiamo quello. Davvero esiste un gioco di Winnie the Pooh? Che degrado. Lo vogliamo, appena avrò il computer, sì, perché no? Lo vogliamo, si può fare, Alex, eh? Assolutamente. Andiamo avanti, da dove è sto posto? Sono ancora lontano. Andiamo avanti. Ok. Ma era meglio andare con, in realtà col... Chi è che rompe? C'è un orso dietro. Dai, lasciami stare. Ma basta. Mi scusi, si tolga dai piedi, grazie. Che palla, cosa vogliono da me questi? Oh. Scheletro. E dai, sto andando... Abbiamo una missione, non posso perdere tempo. Col PC francassa, la sera nel weekend tipo alle 20 si inizia il format alla scoperta dei giochi indiscutibili. Mica, ma giochi brutti, giochi discutibili, eh? Mica tanto male. Mica male sta idea, eh? Non sarebbe neanche brutta come idea. Non mi dire che sto coso scavalca le montagne perché metto a ridere. Ma... No, vabbè. Ah, no, ok, non lo fa. Mi stavo... Dicevo, ma... Addirittura... No, cosa fai? Sali! Ma non ci credo. Ma... Vabbè, a sto cavallo è assurdo. Poi mi sono iniziato a rompere le balle. Quelli gratis. Sì, beh, ho visto che ce n'è tanti, quindi effettivamente. C'è tanti, di quelli gratuiti su Steam. Poi ci sarebbe anche Euro Truck in teoria. E Darkness. Che dal PC devo portare. Ah, i To The Moon dovrei portare. I tre di To The Moon. Sono giochi che non si fila a nessuno, però sono veramente belli. Che è successo? Ah, ma ero a cavallo. Vabbè, tutta sta strada per pensavo che. Chi è questo decrepito qui? Lo potevo immaginare. No, chi te l'ha detto? E si vede, c'è tutto il sangue per terra. Mentre tu scaldi i motori per l'evento dedicato all'in-up della prossima stagione, AMD ha annunciato un interesse promozionale che vede come protagonisti noi processori Ryzen 3000 Assassin's Creed. Ah sì, non lo sapevo. E a sto punto per il PC mi farò mettere una Intel 7 Core con la roba lì. Ecco. L'avrei seguito, ma non conosco la parola tua. D'accordo, ma anch'io lo farei. Sono sicuro di avergli reciso un'arteria. Non so cosa troverai lì dentro, ma probabilmente ti basterà seguire la scia di sangue. Sì, stai tranquillo. Fammi un favore e uccidi quel giullare. Oddio! Cos'è? La grande illusione della vita. Innocenza. Quelli che seguono una donna a metà. Felici sposati. Mi sa che è la peggiore questa, quindi non la mettiamo. I sogni sono realtà e la realtà è un sogno. Sta frase sembra quella di Gigi Marzullo. Ma i sogni sono realtà o la realtà è un sogno. L'innocenza. Futuro Edward senza l'Inter. Milan Napoli con la mia rinnova licenza. Ora è tutta FIFA. Sì, ho sentito. Ma io guarda, l'unico forse al day one che potrei. Che un giorno no, che lo farò. È un FIFA. Perché il FIFA potenzialmente come pubblico ci sta. Ci starebbe di brutto. Alla fine quando ho voglia è. Perché c'è soddisfazione. Eventualmente farti iscritti o spettatori con un gioco che nessuno conosce. Chi è? Serana? Ma
Ma eri seduta, perché sarà seduta? Vabbè. Ci vuole il migliore. Sì. Ma che cosa vuole sto matto? Sapeva che sto stupido lupo porta di legno. Oh oh, questo? Ehi Casper, basta. Via. Possa via. Ehi. Aia. Oh. Ucciso. Che ora tutte le vicenze le perde. Perde poi magari la serie B. FIFA pubblica nuovamente. L'unico, mi dispiace dire, ma l'unico ragionamento che potrei fare in questo senso è un FIFA è solo sul pubblico, perché in realtà come gioco a me piace di più PES. Oh, attenzione! Aia! Aia! L'unico motivo è proprio quello, dal punto di vista proprio del pubblico. Cioè, però. Vediamo. No, ma ha ucciso qualcuno. Ma non è che mi piace tanto questa qua è una tra. Bello, cos'è la cosa di Arlecchino? Oi! Ah! Guarda che trappole! Ah! Ah! Chi è? Mi ci butto proprio a pesce nelle trappole. Ottimo, grande Serana. Lavoro di squadra, una mazza, fa tutto io. Eh sì, eh. Come ho fatto io? Ti puoi fare i follow, se ti di questi affezioni. Anche altri giochi. Sì, infatti è un ragionamento del genere. Sono abbastanza d'accordo su questo, Sono d'accordo. È un po' anche il discorso che si fa sui giochi di sport, anche nel wrestling, c'è gente che lo ama, però poi quando che passava sempre, quando ho smesso di portarlo, non è più passata. Quindi sì, può essere anche un ragionamento come dici te, Alex. Però più delle volte invece stanno via, Sì, come hai fatto tu, cioè. Te però sei un caso unico, più unico che raro, Comunque a tutti gli altri, insomma. Anche quando portavo FIFA passava della gente, poi non è più passata, quindi. Dipende. E ti guardo solo in FIFA. Sì, appunto. Ti lascio il follow e guardo. Sì. Purtroppo c'è quel problema lì effettivamente. Io veramente vorrei che uno guardasse sempre perché sono io, ecco. Però non è che si può pretendere tutto, Allora, un attimo qua. Ah, tiriamo lo sciacquone, eccolo qua. Te, ho tirato la catena, yeah! Durante la recente intervista, Neil Druckmann, Naughty Dog, ha svelato alcuni dettagli sulla struttura della sua parte 2. Inizialmente a mondo aperto, poi cambiato in corso d'opera. Attenzione a quanto riportato contiene, non mi spoiler, sono da male il gioco. Ah. E vabbè. Attenzione! I cugini di Casper. Ehi! Casper, va. Oh! Basta! Allora! Che cosa vuole sto zozzone di Cicero? Che dico? Penso che li picchi ora. Oh! C'ho tre Casper tutti contro uno, Ottimo Serana, mamma mia Serana! Io glielo lascio fare a Serana, poi io. Ok, tira la catena, proprio come il bagno. Ma cla, no, non lo dico quello. Non lo dico ovviamente. Che è? Cicero. Mi arrendo. Sono io. Ma uccidermi. Sarebbe un errore. Vattene via. Risparmia il povero Cicero. Astrid, che hai fatto il tuo lavoro. È un'idea. Strangolato. È un'idea. Il povero Cicero. Lo risparmiamo allora. Ma non voglio Serana, ti scusami. Oh.
alla fine Sitis. Addio. Porta di legno. Aia, no. Ok. Ok, ho scelto di risparmiarlo, eh. Ma che palle, come si esce da qua? Adesso ci metto 10 ore per uscire. Adesso sta a vedere, eh. Adesso ci metterò ore per uscire, perfetto. Lo so già, guarda, 5-6 ore per uscire. Oh oh, ragni di ghiaccio. Sicuro. Ah no, ah, ho sentito un rumore ma non erano ragni. Ok. Va benissimo, però. Come si esce da qua? Dai. Ma perché? Perché devo mettere chiaroveggenza? Ero al telefono sulla questione FIFA. Beh, per me non è una sfida, ma è tu. Sì, sì, ma certo, certamente tutti possono prenderlo, sì. Diverte ancora, certo, ma anche a me come giocabilità e tutto mi diverte più PES. Poi se voleva fare invece un discorso più di coso, beh, allora beh. Se voleva fare un discorso più egoistico, beh, allora c'è più di pubblico, allora prendo FIFA. Ma poi li posso prendere tutte e due, non è che mi cambia qualcosa o che so. Ma tant'è, devo mettere chiaroveggenza. Oh, mica. E tant'è, devo mettere questo perché non riesco a uscire di qui. No. Illusione, chiaroveggenza. Ok, usciamo di qua. Ok. Perfetto, poi. Va bene. Va bene. Ok. E poi? Dove? Ah, dritto, ok, di qua, di qua. E io come faccio a sapere tutti questi posti? Ma pensa a te. Ma no, io voglio uscire. Come si esce di qua? Dai. Alla fine Sitis ci giudicherà. Ma io voglio uscire di qui. E non mi fa uscire allora. E adesso io ho fatto ma come cacchio si fa a uscire di qui? Io voglio uscire. Di qua, ma di qua è impossibile uscire, scusa. Mappa, no. Mappa, però mi sta andando di qua. Io in realtà devo andare di qui. Ah, no, c'è il... Ma... Uffa, c'è la catena. Poi, mappa. Ok, stiamo andando di qua. In realtà... Ma cacchio si fa a uscire, maledizione. Usciamo da qua? Sì. Ok. Qua si può uscire? No. Cavolo, io sti punti veramente li odio. Perché non riesco a uscire nei posti. Mi sta riportando dove ero prima. Ho fatto chiaroveggenza, però con chiaroveggenza mi porta da altre parti. In realtà devo andare di qua. A me purtroppo mi fa sta cosa. Sì, comunque sul discorso di PES FIFA sì, mi trovo d'accordo, perché io lo prenderei FIFA solo per un discorso di pubblico, eh? Cioè non perché mi piace, cose del genere. Anzi, quest'anno mi ha veramente rotto quest'anno, quindi
potete anche immaginare. E sono tornato dove ero prima. Vabbè. Oh, mamma mia, che degrado. Ok. Sì, ovviamente è una cosa personale, è chiaro. Allora, andiamo da questa poveraccia. FIFA potrebbe essere una buona cosa solo per farsi conoscere un po' di più. Però devi prendere la day one. È ovvio. Dipende il primo giorno, perché sennò... Arbjorn è al sicuro. E per questo ti ringrazio. Ma che ne è del pazzo? Cicero è morto? Assolutamente sì, come no? Perfetto. Hai dimostrato ancora una volta di essere un... Sì, sì, è tranquilla. Perché non tieni Shadowmare ancora un po'? Shadowmare, eh? Va bene. E ultimamente non è stato montato quanto dovrebbe. In che senso? E ora che abbiamo risolto la questione di Cicero, possiamo tornare. Manca solo un altro ber... caso hai sentito parlare del gourmet? Festus sta supervisionando questo. Ah, vabbè, dai, facciamo questo. Sta per scoprire l'identità del gourmet. Dovresti fargli. Ok. Dunque. Fai rapporto a Festus. Chi è Festus? Festus. Andiamo da Festus. Ecco, c'è Shadow Merda, ma a noi non ci interessa. Ok, vai. Come? Ma io volevo andare... Fai rapporto. Ma come faccio rapporto? Ma se c'ero ora. C'era adesso lì. Vabbè. Madonna, che perdita di... Ma dov'è sto qua? Sì, fratello, un cazzo. Dov'è sto tizio? Ma dov'è sul muro? Ah no, dico... Ah, Festus è questo qui. Beh, non mi ricordo neanche i nomi. Sa un po' quanto mi interessa di loro. Ok, dai, su. Eccoti. Sì, sì. Hai passato un po' di tempo a divertirti con Cicero. E ora torniamo agli affari. Astrid ti ha parlato del gourmet, vero? No. Io, ma prima dovrai scoprire chi è, sempre che sia un lui. Per quanto ne sappiamo, una donna. Anche una donna. Non essere così irascibile. Durante le mie indagini mi sono imbattuto in questo. Sembra un messaggio. Anton Viverais. Viranne, scusate. Fino alla fortezza, credo. Oh, e quando accende in... Poi dovrei... Come stavo... Oh, e nascondi il suo cadavere. Sì, vabbè. Ma quale nascondi, dai? Nessuno conosce la sua vera identità. Secondo me è una donna. Secondo me. Deve essere una donna, secondo me. Perché ha messo in dubbio che potrebbe anche essere una donna. Quindi non mi stupirebbe se fosse effettivamente una donna. Quindi potrebbe essere una donna. Potrebbe. Potrebbe esserlo, quindi attenzione. Potrebbe essere però tante cose. Allora, andiamo a... Interroga Anton Varenne. Varenne? No, no, scusami, no. Interroga. Ok, fortezza. Andiamo nella fortezza e vediamo di interrogare sto disgraziato.
Dai, andiamo a interrogare questo disgraziato. Sì, sì, sì. Allora, andiamo a scoprire sto qua, dai, chi è sta gente, dai. Allora, salvataggio automatico. No, no, non mi conosci. Beh? Sarà qua sopra? Sicuramente, perché... Ah, sì, sì, ok. Capito. Sì, te lo ripeto per la centesima volta. È solo lì. Che cosa vuoi? Indovina. Lo dirò mai. Ok. Non so cosa ci faccia tu qui, ma non sarò un traditore. Ok. Però il la confraterna frena. Ecco. C'è motivo di... Come? Frena mi dice se lo porta sulla tomba, adesso niente. Non vuole che metta in dettaglio la mia vita. Ascolta, si chiama Balagok Gronor. È un orco. È un orco. È un orco. Quindi? Prova alla locanda cancello notturno. Ora mi lascerai andare. Non è vero? D'accordo, va bene, splendido, prego, ora è meglio. Sì, sì, eccolo qua. Cerchiamo in lui, mucche. Ok, rubino, ok. Oh, ma cos'è questa qua? Mamma mia! Ma pensa te questa, oh! Aia! Non possiamo fare. Sì, sì, oh, ma questi ce l'hanno con me adesso! Andiamo bene! Come scegli qui, eh? No, voglio niente, voglio che mi lasciate andare! Vai. Basta. Mi lasciate stare. No. Basta. Perché si fanno male a vicenda? Perché sono dei coglioni, so. Ecco perché. Perché io non ho fatto niente. Cioè, ho solo ammazzato uno, però vabbè, lo stesso. Sono loro che se la sono presa male. No, aspetta, non so se posso andare però. No, non posso. Ma perché ce l'hanno con me questi? Oh, ho fatto niente io. Uffa. Ma non mi possono fermare, basta, così li pago, no? No, eh. No. Non li posso fare? Cattivi. Cattivi, ma. Ho ammazzato solo uno, mica c'è bisogno di prendersela in questo modo. Ah. Ti trollano, sì, ma veramente. Ehi! Veramente, come mai? Ma non ho fatto. Basta! Non voglio ucciderli perché sennò mi aumenta la taglia. Però facendo così mi ammazzano loro. Come si fa a uscire da questo maledetto posto? Voglio uscire! Come cacchio si fa a uscire di qui? Dai! Basta! Non capisco perché se la sono presa così tanto, però. Sì, infatti, quanta fretta! Mi stanno ammazzando! Ma non ricordo sto posto, sono rimasto bloccato per una... Oh, ma... Sì? Sì, io qua non riesco proprio a uscire, guarda. Non riesco proprio a uscire di qui. O mi faccio ammazzare, però sto appunto a capo dopo. Non voglio affrontarli perché sennò non finisco più. Fortezza di... No. Ma porca di quella miseria. Si ammazza. Perché ho ammazzato uno per una missione della Gilda e questi qua ce l'hanno con me, ce l'hanno. Solo che adesso ho un casino perché non so come uscire.
Io vorrei uscire di qui senza uccidere. Non ci deve assassinare. Come non mi devo far vedere? Vabbè, non è che ho questa preposizione, non fammi vedere. Mi sembra di aver fatto poco, però. Non mi pareva di aver fatto tanto, no? Invece, boh. Evidentemente non l'ho fatto abbastanza bene. Ah, che palle. Ma perché poi non riesco a uscire? Cioè, cos'è? Sarà mica qua Sky, no? No, richiede la chiave. Io non ce l'ho la chiave, però. Ecco qua. Ma forse ora che muoio, forse posso anche... Neanche non hai letto. Non siete insieme, ma non devi farti vedere. Oh, ma dai, sono morto. Ma dai, ma lasciatemi stare. Come si esce di qua? Che palle. Cos'è? Ma perché? Fatemi uscire. Perché non riesco a uscire di qui? Madonna. Ma perché sono dei idioti? Ecco perché. Che non mi lasciano stare. Ah, aspetta, forse di qua. Ma no, è impossibile. È impossibile, come si fa a uscire? Skyrim. Oh, mamma mia, ce l'ho fatta. Ah, oh, ce l'ho fatta. Ma a caso, è completamente a caso. Ma infatti poi completamente a casaccio sono uscito, altrimenti. Ciao proprio. Ma ancora. 7.500. Vabbè, paghiamo. Ma come 7.000? Ah vabbè, ho pagato, bravo. Ho pagato, vabbè, potevo anche non pagare, però vabbè. 7.000 in 5 minuti, va bene. Boh. Ma perché mi devono rompere le scatole? Allora, uccidi Barog, questo qua. Oh, posso andare, grazie. Sto qua e poi stacchiamo, dai. Beh, perché è venuto anche il cavallo con me? Chi è che lo considera? Questo qua. Anche oggi ride non ne faremo, tanto. Perché devo far ride a gente che non passa mai? Domanda. Quale motivo? Non ne ho motivo io. Quindi che si attacchino, lo faccio solo a gente che vedo che è qui. In chat, gli altri se lo possono pure tenere. Dov'è? Beh, qua? Hai bisogno di una stanza? Ma qual è stato? Ma dov'è questo tizio? Oh, devo cercare sto qua. Madonna, ma perché fa ste robe? Dai, dov'è? Su. Non c'è il piano di sotto. No, no, ma infatti c'è. Cioè... vabbè, sto zitto, va, perché. Cioè, il buono di ieri che ho fatto, perché ieri ho raggiunto, diciamo, la media del 7,3. Con oggi va giù completamente. Allora, non è che sono attaccati in uno. Però ieri c'era tanta gente, oggi ci siete voi, che siete quelli affezionati al canale. Gli altri mi sa che vengono giusto per giocare e basta.
diciamo, una specie di sfruttamento, diciamo, tra virgolette. E così non funziona così. Quindi raid a gente a caso, non ne farò più. Cioè, lo farò qua. Lo farò quando me lo fanno a me. Quando me lo fanno a me, e poi per contraccambiare glielo faccio, altrimenti si possono attaccare. Sì, ma quel cavallo non lo voglio, Shadow Merde. Può stare con la sua padrona, a me non mi frega niente a me di quello. Quindi, adesso ho fatto e farò così. Questo? Qualunque sia il tuo problema, dubito di poterti aiutare. Forme. Oh, accidenti. Adesso mi ucciderà. Esatto. Oh, ma me l'ha detto lui, però. Era nero di Skyrim. Non credo sia così grosso. Prendi il lascia passare. Oro. Prendi e lascia passare. L'ho preso e lascia passare. Perché adesso non... Perché non posso... Mi dice ancora che devo prendere roba? Vestiti eleganti devo prendere? Domanda. Devo prendere i vestiti? Perché non so perché mi indica ancora che devo prendere qualcosa. Vestiti eleganti? Boh. No. Cosa devo fare qua? Prendi nascondi. E come faccio a nasconderlo? Lo devo nascondere. Ma si può fare così addirittura. Dove lo nascondo? Lo posso nascondere. Mi sono accorto ora che potevo nasconderlo. Ok. Ok, fatto. No, sì, perché... Cavolo, perché allo Sviuti c'era il mondo. Oggi non c'è, perché Skyrim non c'è nessuno. Ora, sta cosa mi gira parecchio, perché... Quando... Perché purtroppo non è che si può riassumere il tutto nei giochi che porti, perché cavolo, come dico sempre, se uno si affeziona allo stream posso portare anche Dama, che va bene. Evidentemente non è così, purtroppo. Non è così. Quindi ho porto tutti i giorni Call of Duty, ma cavolo, mi alterebbe il sistema nervoso. Infatti io radio, infatti stasera non ne facciamo. Che si arrangi la gente, si deve anche arrangiare un po'. Vabbè, facciamo la porta a sta cretina e poi basta. Così, così. No, no, non è questa, giusto? È il lì, Fatus Focus lì. Fratello? Sì, no, non sono tuo fratello, lasciami stare. non sono tuo parente, basta con questa storia. Non sono tuo fratello di nulla. Allora. Beh, non negherò il mio coinvolgimento. Il ritorno. Ecco qua. È gourmet? È andato al diavolo. Così posso. Oh. Pare che un certo orco sia sparito. Hai anche il lascia passare. Ottimo. E da Mark avrei eseguito gli ordini. Mi sbagliavo. Ecco il tuo denaro. Oh, questa è la cosa più bella, il denaro. L'anello della tessitrice notturna. L'ho indossato per avanti. Ciao, come stai? Tutto bene? Farei meglio a sbrigarti ad come va? Come va? Ok, andiamo a uccidere l'imperatore? Andiamo a uccidere l'imperatore. Cosa ci vorrà mai? Facile, facile, sarà tipo una cavolata, sarà sicuramente. Non sarà sorvegliato da guardie in ogni dove. Come si esce da qua? Oh. Sarà proprio una cavolata. Oh, vedrete se lo uccidiamo. Sarà uno scherzo. Oh, non riesco più a uscire. Ma...
No, adesso che non riesco a uscire di qua è un po' strano, eh. Fai rapporto Astrid. Astrid. Ok. E andiamo dalla signorina Astrid. Da quella che mi chiama suo fratello, che poi neanche lo sono. Chi sei? Chi ti conosce? Che desidera? Oh. Dunque hai avuto successo? Sì. Hai ucciso il gourmet. Grande re nero. E adesso? Titus Mede II. Oh, sì. È giunta l'ora. Siamo pronti a uccidere l'imperatore. Non deludere te né la confraterna. Bravissima. Mostra la sciapassare del gourmet. Avrai libero accesso alle cucine e quindi all'imperatore. Farai finta di essere un cuoco. Ecco, prendi questa. Radice di Jarin. E gli effetti sono praticamente in... Una volta ucciso. Sì, sì, vabbè, oddio, io non sono un fan dei veleni. Vorrei, preferirei fare alla vecchia maniera, però se non possiamo fare altro. Vabbè, preferirei alla vecchia maniera, una bella martellata in testa, però evidentemente, vabbè. Faremo col veleno, sì signore, va bene. Io odio fare così perché non è nel mio stile, ragazzi. Dai, su, mi conoscete. I veleni sono così impersonali, dai. Vabbè, d'altra parte non possiamo fare altro. Quindi, eccolo qua. Chi è questo? È un Transformers. Di tutti gli automi lasciati in antichè, i centurioni nani sono costruiti più avanzati e letali. Pattugliano le rovine come se i loro antichi maestri fossero ancora presenti. Quindi questo qua è un Transformers. Spero che sia un po' più bello del film, perché i film sono delle chiaviche. Allora, vabbè, andiamo avanti. Andiamo dall'imperatore. Mai tante. Chi è questo? Ok, lascia passare. Per ordine di sua eminenza, il gourmet. Per Asura, il gourmet. No, no, sono il gourmet. Mi dispiace. Sì, sì. Non me ne ero reso conto. Perché sei un inetto, ecco perché. Sei un incapace per quello. Se fossi più capace. Gianna, la cuoca del castello, attendeva con impazienza. Puoi capire che roba. Uccidiamo l'imperatore, ragazzi. Ma chi devo fare rapporto? Non c'è niente. Ma ti fa entrare così ovunque, niente di sicurezza, guarda, niente di... No, c'avevamo il lascia passare che abbiamo preso dal precedente tizio. Vedi, io mi sto spacciando come il gourmet. Essendo che sono il gourmet, posso entrare dove cacchio voglio, capito? Sì? Ah... Mamma mia, che stress è questo. È il cappello da cuoco. E non sei un cuoco. Signorina, si faccia un po' una barcata di fatti suoi. Per carità, non vorrei mai che mi scambiassero per un altro. Cominceremo non appena avrai indossato. Ma qual è lo scaffale? Adesso la coppo. Dov'è lo scaffale? Non c'è lo scaffale, signorina. Ma cosa mi sta raccontando? Non ci sono capelli qua. Di solito si... vai dove vuoi, ma solo se non sei ricercato. Appunto. Ma non c'è i capelli, signorina, ma cosa mi sta raccontando? Ma sta scherzando? Non c'è il cappello. Appena mi qualcosa mi sa, sì, confermo. Ma dov'è? Scaffare laggiù. Ah, è questo cappello da cuoco. Ah, ma mi devo mettere il cappello. Dai, ma perché mi devo mettere il cappello da cuoco? Ma io non voglio. Dov'è sto cavo di cappello? Cappello da cuoco, dai. Dai, guarda che bello. Oh, ma guardati,
assolutamente perfetto. Fantastico, guarda. Proprio come ti immaginavo. Fantastico, guarda, bellissimo. Mi sposerei, guarda. Sì, certo. Va bene. L'imperatore ha richiesto il suo piatto più famoso. Sì. Il potage le magnifique. Buonissimo. Sono presa la libertà di iniziare i preparativi. Ok, non re, ma comandante. Ognuno dà un tocco personale. Il brodo sta già bollendo. Il brodo sta bollendo, attenzione. Allora, che ingrediente devo aggiungere? Che ingrediente devo aggiungere? Carote? Davvero? Va bene. E poi? Polvere di vampiro, spruzzata di idromele. Idromele? Certo, l'avevo immaginato. Un dito di un gigante. Un dito di gigante? Ma dici? Ma certo. Scusami. Ma cosa sta facendo? Ruba che se streppa un cappello un tizio da tizio cerca la CIA, sì, vero? Cardi è un septim. Ma no, una moneta d'oro nel brodo, dai. Mi sembra pronto ormai, aggiungendo altri ingredienti. Che cos'è? Non ti deve, signoria, si deve fare la barca di fatti suoi. Sì, è brutale, avanti. Sì, è brutto. Scusami, ma certo. Bene. Se posso aggiungere una cosa. Sì. Per me è stato un onore poter Sì. Ciao Babi, grazie mille, buona cena. Tanto io per le 9 a sto punto staccherò. Tutti gli oggetti rubati, anche se li hai presi in una grotta, cioè, pure va bene. Sì, è vero, confermo. Segui già in sala da pranzo. Però io mi vorrei levare il cappello da cuoco, è ridicolo. Come ho fatto a superare... no, scusate, via questo cappello marcio. Voglio la mia corazza, l'elmo... corazza no... elmo, vestiti eleganti, pozioni. Dai, andiamo, signorina, porti quella roba in tavola, avanti, cammina, come on, andiamo, seguiamo la signora Gianna, la signorina Gianna. L'imperatore non potrà non apprezzare. No, buonissimo, ci rimarrà, sarebbe talmente buono che ci rimarrà secco perché è buono. Sarà una pietanza letale. Gianna si chiama, non già, ma no, Gianna si chiama. Sai neanche il tuo nome, Gianna. Potresti firmarmi uno dei tuoi ricettari? Sì, sicuro. Se rimarrai viva. Sono così nervosa. Fai bene a essere nervosa. Sono così nervosa. Fai bene. Sono così nervosa. Fai bene a essere nervosa. Certo, devi essere nervosa, signorina. Tu rimani qui? Ah, io guarda, do spettacolo tranquilla. Figurati, va. Sarà una bellezza, va. Ora lui mangia quello e muore avvelenato. Uccidere un imperatore può tornare utile. Ma aiutarne uno porta ulteriori benefici. Come credo, vediamo. Sì, sicuro. Allora, signorina, serva quella roba lì. Dai, vediamo cosa fa la ragazza. Ma non doveva servire il veleno? Ci siamo, onorevoli ospiti. Vi presento il gourmet. Esatto, sono il gourmet. Il potage le magnifique. Esatto. Cari amici, in qualità di imperatore, Mi riservo il diritto di assaggiare per... Sicuro, guarda, io me ne vado. Addio, addio. Così muore e ti leve. È davvero splendido. Buonissimo, guarda. Fantastico. Ci sia qualcosa che non va. No. Ops. Addio. Cosa? Scappa dalla torre, come si fa? No! Esserci stato un errore. Io... Oi! Aiuto! Come si fa a uscire? No! Uscire... Aia! Dai, non voglio ucciderlo, su ragazzi, per piacere.
Non voglio certo accopparvi, sarebbe un po' una cosa brutta. Ora non riesco più a uscire. Meglio di no. Ma io veramente vorrei uscire di qui se posso. Sì, addio. Come richiede la chiave? Ehi! Sì, sì. Tutte parole. Come si fa a uscire adesso? Sai che fa sti posti totalmente... Oh. Allora, potrei uscire. Però è strano perché non posso uscire di qua. Ma sì che posso. Non posso uscire. Ma non posso uscire dalla torre, perché? Ragazzi, non riesco più a uscire. Usciamo anche questo. Cioè, neanche una lira questo. Allora, forse di qua. Ah, ma sì che si può uscire. Ah, ok, ma si poteva già uscire. Ah, vabbè, ok. Che è successo? Quest'uomo è stato senz'altro l'esca più insopportabile mai utilizzato. Ma chi? Io. Sono felice che sia morto. E lo sono ancora di più che abbia ucciso tu. Io. Tu, cosa volete? L'assassino della Caternica Oscura. Hai appena attentato la vita dell'imperatore, che non era altro che un impostore. Come era un impostore? Non te l'aspettavi? No. E anch'io, quando un membro della tua famiglia è venuto da me per sottopormi il piano. Ma va! Ma davvero? Io avrei consegnato. Sì? E la confraternita oscura avrebbe continuato a esistere. Oh. Sai una cosa? Ho cambiato idea. Che ne dici se uccido te e sì? Va bene. No, a me no. In questo preciso istante. Oh cavolo. Accordo. Tu e i tuoi amici avete ucciso mio figlio e ora pagherete per questo. Ah, quindi mi hanno tirato apposta. Ma perché tutti vogliono uccidermi? Dilettanti. Pensavate veramente di uccidermi? Così. Siete proprio dei dilettanti. Da per un anno, 7 mesi. Io proprio Andiamo da questi qua e salviamoli la pelle. Come sono inseguito? Che cosa? Dobbiamo tornare indietro. I miei compagni sono in grossa difficoltà. Potrei anche lasciarli lì, perché... Sì. Fermati subito. Ma cosa vuoi? Chi è? La persona. Un periodo. Ok, portami in prigione, va bene. Oh oh. Ah no, scusami. Dormi. Vuoi scontare la tua pena? Certo, scontiamola. Tanto. Tanto non è un problema se la scontiamo, non è un grosso problema. Vediamo un attimo. Abbiamo scoperto un complotto per uccidere l'imperatore. Capo, ci sarebbe una delle guardie scelte. Torna al santuario. Devo andare a salvare i miei amici. Purtroppo mi tocca dirlo, ma devo andare a salvare questi qui. E vabbè, andiamo a salvare. C'è oggi con la gita degli assassini. E vabbè. Watch time 29 giorni 18 ore a guardare. Sei fuori competizione, bro. Sei fuori competizione te ormai. Oh, ma chi è sta gente? Emissario di Penis Octobus. Vabbè. Ok.
oro. Tanto mi interessa solo l'oro, me ne frega una mazza di altri. Complete per uccidere un imperatore. Ah, ma li devo uccidere. Ah no, ma in realtà non so, sono andato a salvare. Dov'è l'altro? Gli altri. Niente il santuario. Ehi! Lascia stare il mio cavallo! Lasciali stare! Grande Serana! Imbattuta, beh, ci sei sempre tu, quindi. Normale. Ci sei sempre. Entra nel santuario. Ok. Entriamo nel santuario. Ci sei sempre te, logico. Normale se ti c'è. Va bene Jack, tanto io tra un quarto d'ora stacco, quindi come al solito facciamo finale 9. Quindi oh, ma cos'è sta roba? Quindi nel caso, poi spero domani mattina di poter passare tutte e due, ma la vedo difficile domani. Domani mattina. Ma tranquillo, sì, la vedo proprio, purtroppo sti giorni arrivo sempre alle 2 a casa. Chi è questo fettentone? Buonasera, lasciate stare i miei amici. My amigos. Soldi. Troppo peso. Ma no, non ho troppo peso. Come faccio a avere il peso? Incredibile. Artiglio tebano. Ma neanch'io. Purtroppo io, figuriamoci. Non ce la faccio. Lingotto di ferro. A meno che, no, vabbè, armi, butto via un'arma. Il ferro della sua. Ma chi è sta persona? Ma non lo vuoi, ma non mi frega niente. È morto questo. No! Hanno ucciso il lupo mannaro. Ops! Forse non avrei dovuto intervenire così. Wow. No, questo niente. Qua non c'è nulla. Dove devo andare? Che cosa sta succedendo? Non ci capisco più niente. Ma sparisci. Il santuario è andato a fuoco praticamente. Ah, qua dietro. Ok. Ehi. Sì. Allora, parla oro. Niente, quindi ok. Questo cosa ci... Era una trappola. Qua si dice una giornata bolle. Sì, veramente siamo all'inferno sti qua. Dobbiamo uscire da qui. Andiamo. Fuggi dal santuario. Sono morti tutti. Ma come tutti? Non è possibile sta cosa. Ma qui è morta anche la donna? Domanda. Uditore, io sono la unica salvezza. Basta, Quindi in teoria sono morti, cioè è rimasto solo lui, cosa è successo? Oh, strano sta cosa. Ma devo andare dalla madre notri, che cacchio è, però. Cosa c'è? Sono la tua via di uscita, dai, vediamo cosa c'ha. Madonna. Come dormi? In mezzo all'inferno che c'è fuori, mi dici che devo dormire. Ma cosa dice ora madre tenebra lì, che cacchio è? Ma sei pazza? Presto,
velocemente. Sì, ci credo bene. Sì, ci credo bene. Non mi sembri di aiuto. Non mi sembri d'aiuto. Ma. Ma cosa fanno questi due matti, oh? Sforzo. Sì? Boh, ma non ci sto capendo niente. Cosa è successo? Scusate. Porta pazienza. Io porto pazienza. Devi parlare con Astrid qui, nel santuario della confraternita oscura. Stia serena, signora. Ci sono io qua. Torna da Astrid. Oh, rallenta. Va tutto bene. Ne hai passate di Forse ti conviene sederti un po'. No. È qui? Percy, ti credevo di averla persa. Andiamo. Andiamo. Nasir mi ha raccontato di solito. Povera Anna. Sì, che se ne frega di te. Bocciosetta. Allora, scusate, andiamo a ripescare questa. Allora, ecco. Eccola. Cosa? Ma è morta! Per favore, mi dispiace. Mi dispiace tanto. Il Penitus Oculatus. Ma è lei che ci ha tradito. Ha detto che consegnandoti a loro avrebbe lasciato in pace la confraternita. Ma vate, maledetta. Persitis, sono stata una stupida. È tutta cioè traditrice, ben ti sta allora quello che ti è successo, ben ti sta. Sì traditrice, volevo che morissi, ho tradito te. Sì volevo solo che le cose purtroppo invece tu sei vivo. Non capisci? Ho pregato la madre notte. Il sacramento nero, cioè? Dicendo che avevi ragione. La madre notte aveva ragione. E per dimostrare la mia sincerità. Ti ho pregato di essere condannata a morte. Da morte. Devi. La spada e il supplizio. Ma cos'è? Ma cos'è sta roba? Spada e supplizio. Ma che schifo. La ucciderò con questo. Ah! Prego. Te lo dici tu. Allora, buttiamo via sto coso perché è inutile, eh? Via sta spada e supplizio. Qua vogliamo delle armi un po' più serie, eh? Spada imperiale la butto. Oh. Ma ti togli? Oh, andiamo da quella lì. Vediamo cos'è che vuole. Astrid è morta. Sì. Così doveva essere. Aha. Possa trovare la redenzione. Sicuro, la trovo sicuro. La trovo sicuro. Ma finché tu vivi, la confraternita oscura continuerà ad esistere. Dobbiamo onorare il nostro contratto ed eliminare l'imperatore Titus Mede II. E sti cavoli? Parla con Amound Mutiar, alla giumenta bardata a Whiterun. Lui saprà dove si trova il vero imperatore. Ma prima informa Nasir dei tuoi piani. Ok. Perché tu sei l'uditore. E devi tenere unita. Va bene. Questa famiglia. Che siamo rimasti in tre, vabbè. Ok. Va bene. Andiamo a informare questo disgraziato. Vediamo. Parla a Naitz. Ok.
Ormai è tutto qua, questa quest, eh? È tutto lì. Parliamo con questo qua, sto poveretto. Devo ammetterlo, ho qualche problema. Sitis, che delirio. Immagino che sia la fine. Sì, è la fine, sì, sì. Scusa? E quindi? Amount Motier. Il contratto è ancora valido. Che è ancora possibile. Ma come? Come preferisci? Ah, ma quando avrai finito non si parla più di tornare qui, giusto? Pensa. Ascolta, quando questa faccenda dell'imperatore si sarà conclusa, e torna con un barile pieno d'oro. Sì, va bene, va bene. Babette, mia cara, prepara le tue cose. Andiamo a partire. Ah, facciamo proprio l'ultima cosa, andiamo da questo qua. Andiamo da questo? Va bene, va bene. Andiamo da questo, andiamo da questo tizio e poi basta, ci congediamo. Ok. White room. No. No. Ok, andiamo a parlare con questo, alla giumenta bardata e poi vediamo cosa esce fuori. Così la prossima volta, martedì prossimo ovviamente ritorniamo qua. E vediamo che altro ci si inventa. Allora, vediamo un attimino cosa ci inventiamo a sto giro. Andiamo a vedere sta cosa bardata. Perché non sono vampiro, Serana. Solo per quello. Non sono vampiro, quindi te credo che... Scusi, signorina Serano. Ma questo è ancora qui, l'ho ammazzato un sacco di tempo fa. Vabbè, pazienza, ecco. Va bene. Che cosa è successo? Boh, non lo so, è successo. Non mi interessa in realtà. Sì, sì, sì. Eccola, giumenta bardata. Di averti al mio fianco. Sì, io no. Ma chi è? Ah, no, devo andare qui. Che c'è? Ho detto... Abbiamo degli affari sospeso. Sei ancora in... Non penserai no. Ma per carità. Sì. È stato Maro. Intendi dire che dopo tutto quello che è successo la cielo è l'imperatore è ancora Ma non per della sua nave. Se riuscirai a salire a bordo di quella nave A uccidere Titus Mede II come pattuito, ti rivederò la posizione del nascondiglio che custodisce il tuo... Hai capito questo? Noi ci dovevamo fare un mazzo così, ci dà dopo ci dà il premio. Ma vabbè. Stiamo parlando del vero imperatore, eppure... Tutti credono che la confraternita oscura sia stata completamente distrutta. Potrebbe essere un'idea, però. Ti è andata di veramente di lusso che non ti accoppo. Ce la facciamo in 5 minuti a farla? No? Se no la facciamo la prossima volta. Credo di no, credo. La cugina dell'imperatore. Vabbè. Solito. Palazzo blu. Però scusami, palazzo blu. No, imbarcati su Palazzo Blu. Forse non è qua, ragazzi. Quindi addirittura magari martedì riprendiamo da qua. Perché domani abbiamo Naruto. Se no arrivo in ritardo. Perché potrei anche arrivare alle 7:30 domani. Nel caso 7:30, 9, facciamo un'oretta e mezza. No, non sono entrato. Assolutamente no. Sì, sì. Ok, quindi non è da questa parte. Non è da questa parte, giusto? Ah, io ho la casa qua, giusto! Ma c'ho la casa qui. Allora possiamo... Andiamo in casa allora, giusto, giusto. Con la moglie ce l'ho, giusto.
Ok, allora andiamo in casa. Però non mi ricordo dove è casa mia, quindi. Il papà dice che non rivedrò più Robby, ma non mi spiega il perché. È morto probabilmente. No, sto giocando a casa mia. Sti bambini in mezzo. Allora, casa mia, casa mia. Ma non è questa. Casa di Viola, no. Casa mia potrebbe essere questa parte, se non erro. Ok, ma secondo me da queste parti, che è impossibile. Casa mia potrebbe essere... Ah, aspetta, forse qua? No, 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 era su una scalinata, se mi ricordo male, ma non mi ricordo. No, Accademia dei Bardi non è questa. No, forse da questa parte, eh. Aspetta, vediamo se la becco. Forse lì su. Dicono che la confraternita oscura sia stata... No, no. Eccola, eccola qua, è casa mia questa. L'ho presa insieme alla moglie e ai figli. Guardate com'è carina. L'ho arredata io. Fantastica. Polvere luminosa, cucina. Ah, guardate che bella. Oh, che bella casa, ragazzi. Matrimoniale. Perfetto, oro, benissimo. Ci buttiamo dentro roba, vediamo un po' se ci buttiamo. Martello runico, sì. Lama demono, no. Bestiario, no. Anello della tessitrice notturna, corazza, questa di ferro, elmo, stivali logori, vesti logore, questa la vendo. Lo spirito di schiavo. Sì, tieni. Oh, dammi i soldi. Ti mostrerò quello che so. No, non voglio imparare l'arco, scusi. Dove vorresti andare? Io sarò qui, tesoro. Ecco, brava, rimani lì. Ma i miei figli, scusate, non ci sono. Ma che figo che è. Qua è casa mia. L'ho presa, l'ho comprata apposta. Guardate come l'ho arredata. Bella, eh? Beh, cavolo, sei bella. Secondo... Quanto vuoi riposare? Vi volevo solo far vedere casa mia. Baule. Chiavi a valanga, bauli vari. Quanta roba. Ma guardate quanta roba. Cavolo, per il trasloco avrò chiamato veramente 50.000 viaggi. Ma i miei figli dov'è che sono? Ursin ci ringrazierà per aver trovato il suo totem. Ma io sarò qui, tesoro. Ma io sarò qui, tesoro. Ok. Va bene. Allora, vado a preparare un attimo l'aria, perché ho visto che c'è tanta una persona che volevo già vedere ieri. Che venuta ieri a giocare con noi. Parliamoci. Fare la, in realtà ce l'ho già a chi farlo. Lo sto un attimo preparando. Ho visto che si è connessa adesso, quindi. Ok,
ragazzi, facciamo Bar Ride e ci sentiamo magari domani, ovviamente, con Naruto. Quindi buona serata a tutti, ciao! Sta dando il meglio di sé, ti ringrazio Angolo, vabbè ragazzi, andate anche voi, lo dico anche a Manu, che posso consigliargli, so che si fida dei miei consigli, andate a vedere il canale di Angolo del Videogame. Tra l'altro ieri abbiamo fatto, lo ripeto, una live, una diretta su Cold War War 2, è stato molto molto bello, mi sa che lunedì prossimo, magari se ci sarà spazio e modo, parteciperò nuovamente, mi sono